Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Ciao a tutti da Cross Generation, io sono Gaia Roncarelli e oggi siamo qui in studio con Bertrand Habyarimana, Bert per gli amici, un ragazzo originario del Ruanda di 20 anni che frequenta il liceo scientifico Sabin. Tu sei un ragazzo che fa tantissime cose, si può dire. Sì, diciamo che ho trovato modo per impegnare il mio tempo. Infatti faccio volontariato con l'ANFAS, che è un'attività che svolgo ormai da 3 anni, e canto pure, quindi faccio parte di un gruppo che è la Real Life Crew RL. E precedentemente comunque stavo già in un'altra crew che era la SBC, e prima ancora cantavo già da solo. Come ho detto, fai il liceo scientifico. Domanda: ami di più la matematica, la fisica o la chimica? Ah, molto meglio la chimica. Preferisco molto la chimica, e la matematica è l'ultima tra le tre che ne metto. Qual è il tuo sogno per il futuro? Io come lavoro successivo vorrei fare l'infermiere. Però se devo dire cosa vorrei per questo mondo qui, è un mondo in cui almeno per quanto riguarda il lato delle medicine i brevetti fossero un po' meno cari di come sono adesso. E poi come obiettivo da raggiungere comunque sarebbe anche molto bello che, come dire, che il denaro fosse meno in primo posto rispetto alle intenzioni, alla nostra azione comunque. Da dove ti viene questo pallino? Sinceramente dipende tutto dal mio carattere, perché io mi sento una persona che è molto più portata a interagire con le altre persone, ad aiutarle. Infatti mi vedo molto in un ambito sociale. Infatti io non mi vedo portato per quei lavori in cui stai in ufficio 24 ore su 24, non so. E niente, trovo quei lavori abbastanza noiosi, cioè, alla fine. Quindi un lavoro che mi permetta di stare in contatto con l'assistito, in questo caso perché sarò un infermiere, questo voglio. La scelta di infermieristica ti viene dalla famiglia? Eri indeciso tra infermieristica e qualcos'altro? Raccontaci. Sì, devo dire che all'inizio, come dire, mi sentivo portato per la chimica. Sì, mi piace, e c'era l'influsso di mio padre in questo caso, che lui fa il chimico. Però da un altro lato, quando mi sono messo a pensare un attimo sul lavoro dell'infermiere, ho detto sì, cioè può darsi che questo però sia molto meglio, perché piuttosto che andare a passare, non so, un tot di ore in laboratorio, almeno lì starò in contatto con chi lavorerò, cioè conoscerò altra gente, e è anche molto più, come ho detto prima, è molto più vicino al mio carattere, alla mia persona. Quindi sì, c'è stato l'influenza dei genitori, però cioè alla fine ho deciso secondo le mie qualità. Questo amore per le persone lo riversi non solo nel sogno di diventare infermiere, ma anche nel volontariato. Io lavoro con l'ente che è l'ANFAS, e ci occupiamo di ragazzi che sono affetti da disabilità mentali e fisiche, e noi in generale li portiamo fuori, li portiamo al cinema, li portiamo a mangiare una pizza. È un po' come se fossimo i loro amici, cioè non siamo quelli che si definiscono aiutanti così, cioè noi siamo loro amici, dedichiamo a loro un po' del nostro tempo, e cioè noi facciamo esattamente quello che un amico farebbe per un altro, e non ci aspettiamo nessuna ricompensa, infatti è volontariato. E alla fine, da parte mia, comunque penso che quello che io ho ricevuto da loro è molto più di quello che ho dato io a loro. E se che cos'è che senti di aver ricevuto di tanto prezioso da queste persone? Intanto sono riuscito a capirli, e cioè di persona, senza basarmi sugli stereotipi che girano fuori. E poi il loro modo di interagire con le persone, di rapportarsi con gli altri, è una cosa unica, perché comunque loro sono sinceri, sono spontanei, e ogni cosa che ti dicono lo fanno perché lo sentono, e a dispetto degli altri che ti possono sorridere così per non so, gentilezza o così via, loro se ti sorridono è perché lo meriti. Arriviamo, caro Bert, alla tua passione musicale, alla musica e come fa parte della tua vita.
tu fai parte di un trio, la Real Life Crew. Come scrivete i testi? Ognuno scrive il suo pezzo, li scrivete insieme? Quello è un punto, cioè noi decidiamo un tema e poi, cioè, il tema ovviamente lo decidiamo insieme e poi ognuno produce a seconda della sua ispirazione. Ci sono temi che vi ispirano più di altri? Sì, ci piace anche parlare molto dei problemi sociali o di cosa sia sbagliato e anche magari proporre anche qualcosa tipo per cambiarlo. Scriviamo di questi temi basandoci anche su di noi, cioè parte da un soggetto che siamo noi e dopo ci rafforziamo alla società. Io so che tu parli tante lingue. In quante lingue rappi e qual è la migliore per rappare? Ah, ok. Io faccio rap in tre lingue, che sono il francese, l'italiano e l'inglese. E sinceramente io ritengo che quella più adatta a me è il francese. Forse perché è la mia lingua, cioè la mia prima lingua. Però anche l'inglese non è male e l'italiano pure ci sta. Solo che per fare una bella canzone in italiano deve essere molto bravo. E io in italiano, diciamo, sono ancora ai livelli iniziali. Caro Bert, ora iniziamo a giocare. Se tu fossi un giorno della settimana? Sabato. Se tu fossi un colore? Se io fossi un colore vorrei essere verde. Se tu fossi una lingua? Potrei lo spagnolo, perché è l'unica lingua che non conosco ancora che vorrei imparare. Noi ti auguriamo tanta fortuna per il tuo futuro. Grazie mille. E auguriamo buona giornata a chi ci ha ascoltato. Ciao a tutti da Cross Generation. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.